Ciao e benvenuti in questo nuovo vlog. Non è una delle facce più allettanti che tu puoi vedere, ma sono rientrata adesso al lavoro, ma ho detto che volevo iniziare condividendo con te due cose che sto facendo e che quindi potrebbero darti degli spunti. La prima è la cena. Praticamente sto preparando le cotolette. Qui c'è la mollica, qua c'è il petto di pollo che è stato nel latte tutto il pomeriggio. Praticamente l'ho messo alle 3, l'ho messo in frigo. Ah, no, l'ho messo alle 2. L'ho lasciato in frigo. Sto rientrando adesso che sono le, sì, le 18:30. E adesso vado a mettere nella mollica la pozione magica, ci aggiungiamo. Allora, se dovessi mangiarla solo io. Ma mi sono sporcata di. Ha odorato la mollica e sarà buona. E mi sono. Se dovessi mangiarla solo io, metterei l'aglio. Ma faccio un'unica cosa oggi perché sono troppo stanca per fare due cose differenti. Quindi metterò la curcuma, che ovviamente non sto trovando. Eccola qua. La curcumina. Vedi? Questo è il mio porta spezie che abbiamo preparato con mio papà. Ti metto il link sotto se vuoi realizzarla anche tu, è fatto con il compensato se non mi sbaglio, perché la parte diciamo strutturale l'ha fatta lui, io gli ho detto solo le misure, le cose, l'incisione poi l'ho fatta io. Ho messo come frase, la frase che secondo me indica tanto il mio modo di vedere la cucina, cucinare è un'arte, con le spezie è un capolavoro, perché la spezia ti dà quel tocco in più, soprattutto quando non puoi mangiare molti grassi, ti dà una sensazione bella, perché ha quel sapore particolare. Curcuma e pepe nero, perché il pepe nero dicono attivi la curcuma, noi ci crediamo, ma comunque ci piace come gusto, quindi va bene così. Curcuma, pepe nero, sale e vado a preparare la mia mollichina e ci metto anche un po' di ariosto, che non ho qua perché ancora non ho travasato, ma che ho qua. Ok, quindi vado a preparare la mia mollica, dal latte ne passo nella mollica, un goccio d'olio in forno e poi ti farò vedere quello che arriva. Molto buono. Comunque la ricetta l'ho fatta moltissimo, moltissimo, forse un anno e mezzo fa, adesso non ricordo, nell'altro canale. Fatto è meglio che perfetto. Ti metto il link sotto, sempre se mi ricordo di metterlo. Nel frattempo volevo condividere con te un'altra cosa. In questo momento, però, se a giugno, però, ecco, ci sono da noi sia le cipolle, in particolare le cipolle di Tropea. Do you know cipolla di Tropea? E poi ci sono anche l'aglio nuovo c'è ovunque, comunque. Allora, mia nonna mi ha detto, dato che io l'aglio lo utilizzo per me, o se ho degli ospiti che gradiscono l'aglio, ma in questo momento ospiti ce ne sono stati pochi con questo fatto di questa reclusione forzata, quindi per non perderlo, perché era veramente buono, mia nonna me ne ha regalate tre teste. Adesso l'ho pulito, guarda cosa faccio. Mia nonna me l'ha insegnata questa cosa. Perché era troppo buono per lasciarlo stare. Allora, vedi? Allora, l'ho pulito, l'ho lavato, l'ho tagliato a. Non so, la luce migliore non c'è. L'ho tagliato a. L'ho pulito, l'ho lavato, non ho tagliato niente. Ho messo. Praticamente l'ho fatta a spicchi. Ok. Adesso lo prendo da questo vassoio e lo metto in una bustina. Esattamente una bustina. Ti faccio vedere live così. Bella, sta luce è interessante. Quando dice la luce è giusta, al momento giusto. A parte il fatto che mi vedo abbronzata. Sarà il correttore nuovo. Questo correttore. J'adore. J'adore. La mia mano trema. Allora, prendi la busta con una mano sola. Mi raccomando. Piccola. Una busta piccola. Vedi là dentro? Quello è un sacco di vestiti che devo andare a mettere nel contenitore dei vestiti. Ma devo avere il tempo. Già il fatto che ho fatto il cambio stagione. Comunque, prendi questa e li metti, li prendi così perché si rendono tranquillamente. Vabbè, qua c'era un poco d'acqua e si sono attaccati. Vedi? Li metti qua dentro. Li prendi e li metti qua dentro. E così continui con tutti i l'aglio. Quindi tu li fai, li lavi, cerchi di non far. Quando li lavi, sgocciolali bene. Mannaggia che te. Guarda, mi trema la mano. Tu dici, ah il coso, ma mi secco prenderlo perché dobbiamo mettere a fare un sacco di cose. Era una cosa così fugace. Ho detto, ma sai che c'è? Condividiamo anche questa cosa perché alla fine siamo qui per condividere e stare insieme. Allora, ti
Ti consiglio, vedi, questi qua che li ho asciugati. Mi è caduto. Va bene. Se se lo mangio mi fa bene. L'aglio fa bene, cani, sai, questo lo buttiamo. Comunque, dato che lo devo buttare, lo faccio vedere così poi mi lavo le mani. Vedi? Questo l'ho asciugato bene e praticamente non si è attaccato. Qui invece dove è gocciolato un po' di acqua, ci sono le goccioline di acqua, li devo staccare, ma niente di irreparabile. Ne ho fatta già una testa, quella è una testa di aglio, sono piccolini ma sono gustosissimi e poi sono anche molto sul piccantino, devo dire. Mi rimangono le altre teste e mi rimane la cipolla. Aspetta che lascio il freezer aperto. Mio marito mi rimprovera sempre che dimentico il freezer aperto. La cipolla sono tornata a comprarla perché ho annusso. Vita reale, ragazzi, altrimenti non si chiamerebbe vlog. La cipolla, eccola qua. L'avevo già comprata l'altro giorno, anche se non era una, sì, era questa qua rotonda. Queste sono proprio del giardino del mio amatissimo mini fruttivendolo che ho vicino a casa, che io adoro. E, vedi? Già pulita. Mamma che profumo. Io camperei di cipolla. L'ho lavata. L'ho sbucciata, l'ho lavata. L'ho messa sempre nel vassoio, così, sulla carta forno o sulla pellicola, quello che c'è a casa. La lasci fare un pochettino, le metti qua e non si incolla, non ne prendi quanto ne vuoi. Io l'ho porzionata perché quella parte lì, una cipolla rotonda la divido in quattro. No, mi va bene. Se casomai ne vuoi di più, ad esempio quando io ho la cipolla proprio sfumata col vino bianco da mangiare così, la faccio... ne faccio più di un pezzo, ecco. Vabbè, siccome oggi, come sempre, d'altronde che novità, le parole non sono il mio forte, la mia testa sta scoppiando da morire. Io vado perché ho un sacco di cose da fare. Alle 19:30 e ho le prove del teatro. Ce la possiamo fare. Respiriamo. Ce la faremo. Arriveremo a fine serata, anche oggi. Mamma, saluta la gente dello YouTube, che tanto che non ti vede. Io cosa stai preparando? Non si avvicinare! Biscotti alle mandorle. Biscotti alle mandorle, dai. Ci farei una video ricetta? Dopo. Lo facciamo. Tanto, te lo tengo io, aspetta. Ho un metro e mezzo di distanza. Non c'è il bacio lungo, guarda che sono carini, dai, che la gente lo YouTube. Che siete belli, un sorriso per la stampa. Sorridete? Mamma? Sorry. Aspetta, mamma, tutto l'uovo fuori. Fatto. Papà, non mangiare. Guarda, che c'è un lievito. Siccome sta creando il problema. C'è il lievito. Ma c'è un lievito. Non si mangia, non la vado a fare. Ma, e mangio un dolce. Tu a questo punto non li devi assaggiare. Ecco, no, non le tu a questo punto non li devi assaggiare. Ecco qua. Facciamo e ti stai così. Mettendo da parte? No. Io non capisco più quella botta. Mamma, la prossima volta che li facciamo, prima fai la ricetta e poi pubblicarla sull'altro canale. Sì, mamma. Ma che carina. Io non capisco meno. Ogni volta mi dico questo. Vabbè, tanto metto la musica. Che stai facendo? Perché quello là non mette chi la mia... Facciamo così. Musica? Un misto, dai. Mandorle con la buccia. Da! Thank you.
Cos'è questo coso? Non lo paglierino. Che cos'è? Con questo. Quale anno è questo giallo paglierino? Olio paglierino. Ah, olio paglierino. Olio. Dov'è Sweet? Sweet, scendi. Sweet. Certo bacio, ma olio paglierino. Chi ti ha fatto una discesa, Irene? Una discesa volante. Ma io come schiantando, scendo. Legno vivo. Sembri l'arrotino, ci aggiustano. No, l'arrotino no. Pronto? La regina la vibonese. Pronto? Legno vivo. La regina la vibonese. Legno come... vivo. Allora, questo è il vino bianco di prima. Questo si chiama pronto legno vivo. Questo si chiama l'effetto. E quando non avete pronto legno vivo per pulire il legno, vi consiglio, dato che stiamo facendo i capelli a mia figlia, balsamo per legno. Stai vedendo? Balsamo per legno, ecco. Ma dove l'hai preso sto coso? Di quale... Ma di quale anno è, ma papà? Ho visto che stiamo a coso, a fiera, con mamma e mamma. Sì, quale fiera, di quale anno? 1900? Allora, esattamente nel 1976. Papà, scadono i prodotti. E che mondo cotto? Dovete acqua raggia. Ma scadono! Ma... Fatto tutto. In alternativa cosa usi? L'olio di... Oh, legno vivo pronto! No, oltre questo. Balsamo, oppure olio di paglierino. No, oppure? Olio d'oliva. Nella cucina di tua mamma. Olio di semi dopo che mia moglie mi fa le frittelle di pesce. Quello che rimane, se voi lo aggiungete un po' di pronto, balsamo. Lui esce. Pronto, balsamo. E olio di frittura olio di pesce. Ah, ecco. Frittura di pesce, anche no, no, patatine, figlio. Ho figlio che tu la figli di restare. Ma dai, ma... Che c'è? Una volta ho fatto le polpette. Abbiamo fatto gli alzoni e le patatine fritte. Hanno annescere qualcosa di... Sì, e poi puzza di fritto, però. Ti aggiungo un po' di pronto. Attento, non mamma. E un po' di balsamo. Papà, vedi che mi smenda, no, no, no. Balsamo per legno, così ti rigirisci e ti mantiene la piega dritta. Va bene, sei bellissimo. Ciao. Nel frattempo noi ti diciamo che ora i capelli sono tagliati asciutti perché ce se n'è andata l'acqua nel momento in cui abbiamo scelto di tagliarli. Però mamma Docet che... L'ananas? L'ananas? Vado. E lo tagli, bravo. Così facciamo merenda. La taglio, così premo il succo e la metteremo nel legno, in naturale. Ma perché guardi là? Devi guardare qua. Qua? Guardi lo specchio. Qua devi guardare. Ti faccio... Guarda, non farlo da chiarire. Ma dai, di mano. Sì, ma vai, bello mio, vai. Dai, dai. Tiro, guarda, non c'è niente da aiutare. Dai, 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 che si fa male. No. Bella, devi mangiare alla notte, la mandata. Ce lo mangio la cacca. Non ti ho sentito nemmeno male. Comunque, stavamo dicendo che i capelli li abbiamo un pochettino bagnati, ma si sono già asciugati perché non possiamo lavarli perché se n'è andata l'acqua. Ma abbiamo scelto di tagliarli oggi e li taglieremo solo oggi. Quindi, mamma sta spuntando lo stesso e vengono belli lo stesso. E poi li laviamo perché mamma dice che è meglio farli asciutti, così poi li laviamo e si prendono la forma. Giusto? Sì, sì, no, è così. Essendo quindi che sono asciutti, poi quando li lavi non... In realtà li stiamo solo scalando, sono le punte, sì, sì, giusto per dargli un po' di vita. Forma. Ecco. E poi li laviamo, una volta che arrivo a casa li lavo e... Sì, sono più. Ci troviamo bene.